Durante la Prima Guerra Mondiale, il bisnonno Pietro Toninato conobbe questi luoghi combattendo sul fronte del Piave. Nel 1931 decise di ripartire da qui, a Zenson di Piave, affondando le radici di una numerosa famiglia che veniva coinvolta nei tanti lavori di campagna. Furono prima il nonno Alessandro e poi lo zio Diego a concentrare l'attività sulla produzione di vini locali. Nasce così l'etichetta Terre Grosse, le terre argillose dei nostri vigneti. Sì, ho voluto raccogliere in questo album i ricordi. Qui vediamo nonno Pietro, la nonna, io, mio papà, la mamma e mio fratello Diego, che poi ha continuato l'attività. E io ho voluto anche proprio portare avanti questa azienda e questo vino proprio anche in ricordo suo, di lui, perché ci teneva tanto. Alla prematura perdita dello zio Diego ci siamo trovati di fronte a un momento molto difficile. L'azienda rischiava di morire e abbiamo deciso di investire tutte le nostre energie per darle un nuovo futuro. La sorella di Diego, Nadia, ha preso in mano l'azienda con i figli Denise e Nicola, mio marito. Qualche anno dopo sono entrata a collaborare anche io, Linda. In breve tempo ci siamo fatti una nostra idea di viticoltura, un mestiere per noi del tutto nuovo. In un contesto che punta alla massimizzazione del profitto con grosse produzioni, noi abbiamo scelto un'agricoltura rispettosa della natura e dell'uomo, ricercando la qualità e la tipicità. I nostri vini rappresentano il territorio, in particolare il Raboso e il Grappariol, un vitigno autoctono riscoperto di recente e che stiamo cercando di risanare. Alle varietà di vite tradizionali ne affianchiamo anche di nuove come i vitigni resistenti alle principali malattie fungine, che ci consentono di ridurre fortemente i trattamenti fitosanitari. Nicola e Denise, un ingegnere e una fisica, hanno spinto sull'innovazione tecnologica. Per gestire al meglio il vigneto, hanno costruito dei sensori per il monitoraggio climatico e della crescita delle piante. Ultimamente stanno anche testando l'utilizzo di un robot autonomo per il trattamento delle viti. Grazie a delle videocamere a bordo, il robot individua la presenza di vegetazione su cui spruzzare i prodotti in maniera mirata. Queste innovazioni tecnologiche hanno dato vita a vari progetti, grazie ai finanziamenti del PSR Veneto. Questa è una misura, è un grado BRICS. È misurato dal rifrattometro come sostanzialmente come indice di rifrazione del mosto ed è correlato la quantità di zucchero presente nel No, attacco aereo!